Allora, Harry, ciao gattine e gattini. Allora, vi parlo ora del pacco dell'Avon, campagna 16, e ci sono anche alcune cose della campagna 15. Prima vi faccio vedere il cartaceo. Allora, mi sono arrivati 4 cataloghi della campagna 18, che è veramente, veramente bella. Poi, vabbè, la fattura, catalogo casa, che c'è praticamente il 55% di sconto. Vabbè, poi delle offerte per noi e il supplemento della campagna 17 e l'anteprima della campagna 18. Allora, iniziamo subito. No, prima di iniziare, no, ci sono altri campioncini. Questi campioncini che ho messo io nella busta per diciamo non creare confusione. Questo era un mix di campioncini che ho mandato a ritirare. E questi sono i rossetti della linea di indulgenze che avevo dei campioncini. Io avevo detto che, cioè, mi avevate richiesto il video praticamente dei rossetti indossati, ma siccome io ne avevo due, però uno il mio cane se l'ha macinato, l'ha rotto e l'ho buttato perché non era, cioè, una cosa indecente. Invece un altro ce l'ho, quindi vi farò vedere un pochettino tutti i rossetti indossati, sperando di avere un pochettino di tempo, cioè. Quindi iniziamo con i prodotti. Allora, mi sono arrivati due shampoo, praticamente due in uno, al basilico e fior di loto da 700 ml, che sono questi. Sono molto buoni perché questi li prendevo sempre, quindi anche io stavolta li ho presi, stavolta. Cioè no, anch'io, cioè li ho presi io, ecco. Poi ho preso tre bagnoschiuma da 1,95 euro, che sono questi, crema doccia della Senses, la Mystic, praticamente profumazione. Poi abbiamo l'Amour, diciamo che queste tre sono quelle che mi strapiacciono. E poi abbiamo il Sensual La Vita, buonissimo. Poi mi hanno ordinato praticamente 4 acque profumate, 2 cocco e carambola, che sono queste, molto molto buone, molto idratanti, eccetera. E poi altre due perché stavano a 3,90. C'era mora e vaniglia, se non sbaglio, sì, e fiore di ciliegio. Poi io mi sono voluta prendere due maschere perché veramente per ora ho finito una maschera, quindi mi servono delle maschere da provare. E a 5,90 euro se ne potevano avere due. C'era anche l'altra, quella a strappo, però c'è da 50 ml, questa è 75, cioè ce n'è di più. Questa è l'argilla del Gasoul, mi sembra, una cosa del genere. E questa invece è quella allargante e ristrutturante. Vi dirò perché vi posterò magari qualche fotina quando la utilizzerò. E poi c'era a soli 12,50 euro un set per bambini, cioè riguardante bagnoschiuma e shampoo. Ci sono due shampoo, due bagnoschiuma e uno spray sciogli nodi per capelli. Cioè, lo spray sciogli nodi da 200 ml, molto buono. Questo shampoo alla banana, 2 in 1, che è buonissimo, sembra yogurt. Poi abbiamo questo che è un bagnoschiuma alla ciliegia. Poi abbiamo un 2 in 1 che è sempre shampoo e balsamo alla mela, che questo anche è buonissimo. E poi abbiamo un detergente corpo alla fragola. Poi una cliente praticamente a 11,95 ha voluto approfittare e prendere un set che conteneva 4 prodotti, però potevate scegliere tipo di prendere un prodotto soltanto, 2, 3 o 4. Lei ha scelto 4 prodotti, appunto, ha preso l'anticellulite d'azione termica da 150 ml, che è buonissima, lui abbaia sempre, ed è questa perché quando voi l'applicate in un'azione, che poi altri prodotti che c'erano inclusi sono questo trattamento 2 in 1 da 50 ml della linea Footworks, è molto piccolino, praticamente serve a mamma mia, non si vede niente, sì. Tipo per i piedi secchi, ecco, quindi dà un'azione tipo idratante, cose del genere. Poi abbiamo una, cioè, veramente, ci cioè, sono dei guai normale. Cioè, praticamente io ho trovato il pacco super aperto, però comunque non manca niente, per fortuna. Devo dire che Bartolini, cioè, per me è un'azienda seria. Comunque, mi è arrivato questo olio, appunto, che era anche incluso, il 7 in 1, che è fantastico. Però, vedete, la confezione è rotta, vabbè.
Poi come ultimo prodotto c'era questa crema mani tonificante, mi sembra, ed è molto buona perché queste di Avon Care di questa linea, di questo tipo, questa tonificante è buona perché me l'ho ordinata tempo fa. Poi mi hanno ordinato un fondotinta di color trend, tonalità ivory beige. Stavo a pensare una cosa, quell'effetto matte che sta a questo 3,95. Poi, come praticamente make-up, mi è arrivato un correttore praticamente nella colorazione medium, che però venderò perché questo era un prodotto di un pochettino tempo fa, praticamente. No, un pochettino, cioè doveva riarrivare, 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 e l'ho preso in un'offerta perché lo voleva la cliente. Quello che aveva scelto lei era in esaurimento scorte, cioè era esaurito. E io l'ho voluto riordinare di nuovo. Ho detto, chissà, magari lo vuole riprendere, cioè, visto che ha aspettato tantissimo. E poi c'era un'offerta per noi, diciamo, presentatrice, e gliel'ho preso. Medium, però non credo che lo prenderà. Poi di Bijou, mia madre mi ha voluto regalare questo. Praticamente, quando la vita si fa complicata. Questo portachiavi, cioè, che è fighissimo, molto bellissimo perché c'è, no, molto bellissimo, cioè bellissimo che c'è tipo sta cosa bella carina, e la C perché appunto mi chiamo Carmen, cioè vabbè, c'è chi lo sapeva, sì, ne avevo parlato. Comunque Merius è soltanto un soprannome. Cioè. Questo invece è un anello che ha preso una mia cliente nuova. Ragazze, l'anello si chiama Gigi. Vabbè, anello da donna Gigi. Gigi. Comunque è bellissimo, ragazzi. Io quando l'ho visto ho detto la vita, cioè un accessorio del genere. Ed è rosa, misura 10, con questi sbrilluccichini, cioè con questi, a parte gli strass, vedete, e poi ha stazione, cioè sta cosa tipo glitter, una cosa bellissima. Che sistemo dopo. Invece mia madre mi ha voluto regalare un set di anelli troppo troppo fighi perché una cliente mi ha regalato una collana con la lettera C e io mi sono voluta prendere gli anellini. A parte dovevo fare ordine, cioè dovevo aggiungere degli ordini, quindi nel senso che dovevo fare cumulativo, e quindi mi sono voluta ordinare questi anelli con l'iniziale. Cioè, lettera C sempre. Certo, la cosa più brutta che io dico dei portachiavi dell'Avon, ma perché non facevano, cioè, sia in argento che in oro? Perché avete fatto soltanto l'oro? Cioè, io a me non piace tanto l'oro come colore. Cioè, allora, l'oro, quello originale, mi strapiace, cioè, a chi non piace. Però alcune cose, tipo, c'è, tipo, certi giorni o certi periodi che mi piace l'oro, che mi piace l'argento. Cioè, se lo facevate anche in argento, a me piaceva perché se iniziate una collezione argento, continuatela in argento e fate, o fatela in tutti e due modi. Comunque, uscirà, uscirà, me lo sento. una cliente mi ha preso due smalti, questi della linea MAC Gel Shine. Allora, uno è super bello. Allora, stavano a 2,95. Uno è Roses are Red, che è il classico rosso. Bellissimo, anche lui. Ma questo è il più bello di tutti, ed è il Very Berry. Mamma mia, bomba proprio in assoluto. Cioè, io ne ho visti tanti smalti, ma questo, ragazzi, non lo so da lì come lo vedete, ma comunque sembra una specie di rosso. Sembra tipo color ciliegia, secondo me. Comunque, adesso partiamo. Mamma mia, ci sono un sacco di matite. Matite, matite. Poi mi è arrivato un mascara, questo che è il Super Shock, che ha cambiato edizione, che è molto più figa, che stava a 4,95. Poi mi è arrivato, allora, veramente tantissime matite. Non ve li faccio vedere tutte, quindi ve li faccio vedere nella pagina. Silver Lustre, praticamente. Con questo lo farei presto perché ho paura che finisce la registrazione. Poi abbiamo questa che non si riesce a capire. Ah, è la bold. No, assolutamente no. Comunque, sempre sul grigio, Sparkling Silver. Comunque, sono bellissime. Queste stavano a 3 € con un'offerta per noi. Io le ho volute prendere perché comunque servono sempre. Poi c'è la Smokey Diamond, che
che è questa, una specie di grigio scuro. Ragazzi, questa luce accecata non è che una vedo un casino, cioè non vedo niente. Poi c'è la Blackout, praticamente, che è una della linea MAC. No, questa è la Bold, scusate. No, la Bold, la linea MAC, praticamente, colorazione Boldest Black, che stava a 3,95. Del catalogo sempre della 16, appunto. Poi abbiamo la Black Bijou, che l'ho presa io questa. È veramente veramente bella, sono tutte scintillanti, cioè ma cos'è, bellissima. Poi ne avevo preso un'altra, solo che non mi piace. Poi abbiamo la Smoky Diamond, che mi sa che l'ho fatta vedere. Comunque, anche se sono grigie, grigie scure, sono bellissime, che sono glitterate e sono super belle. Poi abbiamo la Deep Violet, che è quella con lo sfumino. Ecco, io volevo prenderla, però ragazze, è troppo scura. A me il viola scuro non piace molto, cioè, a me sembrava che era chiaro, capite? Quindi vabbè. Poi abbiamo l'ultima, credo. No, l'ultima, la penultima, la Blackout, praticamente. Praticamente è quella, mamma mia, quando non mi vengono le parole, quelle della linea MAC, di Pigel Super Shop, che hanno messo in MAC, praticamente, al solito. E poi abbiamo la Silver Light, comunque queste sono bellissime, ragazze. Io, no, oh, sì. Ce n'è un'altra, ecco, che è l'ultima, che sarà la Emerald Glow, è bellissima. Comunque, io l'ho aperta per far vedere comunque il colore sul profilo, cioè sulla mia pagina, in modo che se a qualcuno interessa, li acquistano. E niente, ok. Adesso quelli della campagna 15. Allora, c'era questo, che è una specie di addossatore per le mani, quindi sapone liquido per le mani in versione da 720 ml, che l'ho preso io, che ve lo trovate in campagna 17 a 4,95 euro con un altro prodotto, cioè 3,95 mi sembra, sì, e aggiungendo 1,95 potete avere un bagno schiuma sempre della Senses. Comunque, poi io mi sono voluta prendere un set molto molto carino, che con 9,95 potevate avere il mascara della linea MAC, questo Big Darling, che a me non piace, infatti lo venderò, e il piegaciglia. Boh, ancora lo devo provare, perché comunque non c'è incluso, è il piegaciglia praticamente elettrico, che mettendo una batteria dovrebbe riscaldare e far alzare le ciglia. Siccome io ho... Sì, le ciglia, giusto. Siccome io ho paura, non è che ho paura, mi fanno impressione. Non mi fanno impressione. Maria, mi fanno impressione tipo quando devo mettere l'occhio, capite? Perché io ho l'occhio piccolo, ho paura di farmi male. Che so, ho paura che mi schiaccio l'occhio. Vabbè, basta. Comunque, questo è il piegaciglia elettrico con una batteria. C'è il tasterino on e off, mi sa. Qua davanti. Comunque lo proveremo quando ci truccheremo insieme, perché comunque quando ci truccheremo insieme applicando il mascara lo proveremo. E c'era anche la sua busta. Poi mi è arrivato un olio di Advanced Techniques, va bene, quello diciamo all'argan, molto molto buono, ce l'ho, lo sto quasi vedendo. E poi mi è arrivato un braccialetto per quanto riguarda quello con le iniziali, sempre della collezione appunto degli anelli. Io l'ho preso anche con la lettera C per completare un pochettino la collezione, però non è arrivato, arriverà dopo. Questa è la lettera A. Poi mi è arrivato un rossetto matte nella colorazione Wild Cherry. E poi mi è arrivata una palette nella colorazione Smoke and Frog, che è bellissima. Ve la apro così la vedete. Sono tutti matte, bellissimo. E poi come anteprima, voi dite ma di anteprima non ho preso niente? Sì, ho preso due cose, ho preso una borsa e
Una borsa, un altro prodotto. La borsa arriverà nel prossimo pacco perché era in spedizione. Comunque, come anteprima campagna 17, ho preso questo gel doccia della Senses che però non mi piace come fragranza. Comunque, o lo regalerò o lo venderò. Vedremo un po'. E niente, ragazze, questi sono tutti i prodotti della campagna 16 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!